Beh, Franca, beh, guarda, guarda. Ciao Claudio. Guarda, che ce ne andiamo da finire. Tutta la roba in giro. E ti trevi 2 ore prima per venire a vedere aspettato chi, ma sono. 2 ore prima l'arrivo. Stefano, sei nervoso? No, perché le, da quando siamo partiti da Cudon che te ne rompi? E insomma, se sei arrivato prima, sei arrivato prima, pace! Comunque dai, meglio che siamo venuti un po' prima, dai, su! Sì, sì, a guardare la veia che goda fala, sai che era battisi, che mi vuoi vedere i camerini perché sennò giro subito al birro. Oh, ma cos'è che c'era a fare stasera? Boh, setti, salga. Comunque, Francesca Lazzarini, come al solito, siamo arrivati un po' prestino, dai, adesso. Oh, comincio anche a te, col disco. Raffaini, sei stessa? A te stessa, Raffaini? Vabbè, ho detto così, dai, su. Allora, boh, vedo anche a me i camerini, guarda. Vabbè, avete quasi finito? Urdì, che se metti che ti, è finito quando è finito. Oh, stasera tutti i registri. Ambiente. Uè, ciao Franci. Ciao, ciao. Ora che ciao, mi ha chiamato Mariangelo, mi ha detto che c'è un problema, è tutto rimandato di mezz'ora. Ah, sì, la sei. Se mi ritarda che noi, mamma mia, ciao, stasera. Ah, ma cosa è successo? Gli fa schifi i camerini. Ciao, ciao. Me la fa schifi la commedia qui. Ma vede notra la miccia. Dai, ma dai, che non è così brutta. Che roba che non si prende. Ciao, ciao. De sicuro non i camerini perché qui lì è in dices, guarda. No, sta parlando della commedia. Dai. Altra roba che... No, perché vi altro la piastra, la commedia qui. Non l'abbiamo ancora fatta, è la prima volta, aspetta un minuto. Ciao, Fiel. Ciao. Come mai siamo qui tutti settati? Perché mi ha chiamato Mariangelo, mi ha detto che c'è un problema, che è tutto rimandato di mezz'ora. Poi dite sempre così. Però vedrete che alla fine la facciamo e viene bene. Cosa? Allora Cristiano, tas, perché ti è da 2 anni che te reciti con noi. Quindi guarda, lascia sta per piacere. Ennio! Ma se madre parla della commedia, no? Cavoli! Ma sei calma, ne? Ma Franci, ma te sei ben svegliata in persa? Ma che è? Ma se succede? Ma perché siamo che moda vestia? Che andata in cena, che? Mamma, clevidine, che se era un ritardo, te sei sempre la solita. Dai Paola, e non me non guarda le urche andata in cena, che? Perché mi ha chiamato Mariangelo, la dica che è un problema e che è tutto rimandato di mezz'ora. Oh madonna, ma e tu hai Mariangelo? Sono in macchina, sono adulle. Macchina? Sono Mindule e Mariangelo. Comunque, quando arriva, fammi un bel discorso a Mariangelo. E come? È la miseria, ma sei successo, Piero. Guarda, stasera la sei svegliata inversa, la vai in sì, sennò che roba la gale. Un po'. Ah, sì? Sì, ma adesso la va a finire anche un po' male. Oh, Enrica, calmo te. Enrica, Franci, calmo te, per piacere. Sei venuta inversa già dall'inizio, non hai salutato, sei in turba, no, dobbiamo fare sta commedia, basta, no? Guarda che lì sa verità, dio anche un ciaffone. Calmevo! Vai, dimmi, quantina, Vardin, sei successo o no? La spieghimi, Franca, che roba è successo. Allora, dai, sai che tutti anche sempre la solita roba, no? La pia sì, la pia no, ma quella va bene, siamo a posto. E sta il problema, le vu, che la commedia le uccesse e la fa schifo a tutti, ecco dov'è il problema. Vabbè, però ragazzi, scusate, ormai siamo arrivati a questo punto, sarà quel che sarà sta commedia, facciamola e basta. Sì, dai, infatti, facciamola e basta, tanto verrà bene. Ma sì. Carisò, Cristiano, la fame è buon dì, son camì che la mia snona, perché le mola me figa. Altro che mola, prima Vabbè, però, se che da fa la fame, la fame non c'è per le tragedie. No, ma Franca, scuso me. Sai che? Mi te dici che la me piasno e adesso arriva Mariangelo Migaldisi, va bene o no? Uè, bella, 5 mesi di tente che vi perdica Mariangelo che te piasevano, te si sveglia desti! Che roba, 5 mesi, sì. Guarda che bella, guarda che mille dall'inizio che dici che la piasno e tutti finta niente! Sai perché fa finta niente? Sai perché? Perché te c'è una rompiscato? Tutti hanno la stessa solfa! E la me piasnò e le mola! La prima donna! Ma vai fuori dalle scatole! Ma c'è la donna! E come? Adesso che arriva Mariangelo glielo dico! E come se glielo dico?
Brava. Oh, cos'è che fate ancora tutti lì? Buonasera, Riccardo! Ci sentite da stafora! E Brualter, ca? Oh, madonna! Al posto di rompere le balle a Nibbi, non mica cambiate, ne vengi! Ti cambiavo! Anche te! Ho chiamato Mariangelo, ha detto che c'è un problema e che è tutto rimandato di mezz'ora! E lui due? Ma in macchina, sono ad un le! Oh, Cristiano! Cristiano! Guarda che t'ho sentite! Mata, ta gallisia tua sorella, ti capito no? E guardami in faccia quando parli con me! Ma basta! Basta, anche perché le tue sorelle che hanno basta! E ti sapete, low cut di deficienti! Ma basta, Mauro, ma guarda, la salì, Enrica, la salì! Ma io te le metto veramente le maglioni! Dai, basta! Per piacere! Adesso ci diamo una bella calmata, vi si sentiva dalla fuori a litigare. Ma chi sa le scenografie, gliene andrei comunque, chi è figlio, niente brutti. E la femmina a fare mica l'inno? No, mica di niente, proprio di si chiama l'inno la l'inno, perché siamo in ritardo, niente fai, che mo sa che il teatro è in pe, figa. Fai sì. Comunque, guarda. Mi vedi non l'ora da fare la nocla, cla. Ma su te no, rompe le balle, ascolta tutti gli anni di svensila. Fa schifo anche a me, caro, ma la me fa schifo anche a me. Però sa femmo, ormai sei chi la femmo. Come ti fa schifo? Ma sì, la fa schifo, è una bella commedia. Questa, che Mariangelo ha sempre delle idee. Ma hai detto che ti piaceva. Ma lo fai per daglatare a lei il suo Mariangelo, cioè quello è incredibile. Cioè, ma la fa schifo. Cioè... No, è bello perché c'è proprio il clima giusto, guarda. Per fortuna siete ancora qui, pensavo fosse di essere in ritardo. No. Ma cosa fate ancora qui? Mara, figlia anche te! Mi ha chiamato Mariangelo, mi ha detto che c'è un problema, che è tutto rimandato in mezz'ora! Dai, anche te stasera! E dov'è Mariangelo? Le feo era in macchina, sarà gelato ormai, perché è il numero. Comunque, feo, ormai stan finca roba qui è chiuso, la vaga come la vaga, dopo prendi che li fraga, diceva. E poi anche vengo un'idea più che ve... Sì, mi è venuta proprio un'idea... Attacca con l'idea, sì, sì. Comincia no con le fiabelle, perché tutti gli anni la tiri fuori a bruna. Franca, a qualsiasi pizzeria il sughitto che è da trasformare una favola in una commedia, ma da sarà... Tanto più l'idea che ve la sarà lì, guarda, con le mani in sacoccia. Di stucco. Stanna sì che roba fede. La sì che roba femme sta. La Divina Commedia! Ma vai a cagare! Ah sì! Va all'inferno, le mei amore! Via! Solo andata. Sozzi, ma la Divina Commedia è difficile, è difficile la cosa da fare così, noi non siamo capaci di farla, dai la Divina Commedia. Bordin, parla per te, per piacere che Nim. Puta Bordin, ma Nim che non da farla come l'è scritta la Divina Commedia, no? Nim la femmini, la siparietizziamo, la femmini dialetto. No. Aspetta. Se immagini che piace, cioè figa. Tu adesso vuoi fare la Divina Commedia in dialetto? Sì. Cioè il copione lo scrivi tu? Ma scriveremo un po' insieme, no? Cioè, ogni volta la sua idea e insieme mettiamo le robe. Bello. No, ma diversa, no? Sempre che puttiate chi, dopo se vedi come sei contento. Comunque, se vorrei dire, mi per esempio, ho deciso che mi fo Dante. Ma secondo te che la falti Dante, lei era gran Dante, sì, sai cosa? Per chi brutto e petit. Adesso. Sai cosa? Se non altro risparmiamo i soldi per il trucco perché il naso c'è già. Ecco, guarda il naso. Per esempio, se ho pensato a far fatti. Sì. Ti gli enani che la sugneve, ma dire la verità, no? Ti te fai la pianta. No. E stai lì dura, impilata, lì, te fai la pianta. Se me di no, te chieda di niente. Al massimo dopo un'ora e mezza te prendi tra un po' le sale feglie, ecco. Ma sai che meraviglia. E anzi, poi a un certo punto Dante dopo un po' che gira lì,
che scapperà magari da andare in bagno. Ah. E un po' a farla dentro la pianta. Perché nei campi, in campagna si fa sì. E lui invece sta fermo. Ascolta, no, lo andiamo a pensare di tutto. Però se ti devi la Divina Commedia dei personaggi che non si tanti, che da sbizzarrisci. C'ha parenca i più seri, rappresentativi, quelli che fa più sorride, dopo che pensi. Bravo, 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 e fai l'aperitivo bravo. Anche stasera, bello. Ha un alito a fare un bufalo, figlio. E sempre piena ti vieni a fare commedia. Comunque le... È un'idea meravigliosa, cioè mi è venuta... Ma dov'è che ti è venuta quest'idea qua? L'idea chi la mi ti spiego mi la mattina, da quando sono a casa smart working, tiri due balli insieme. Allora la mattina, non sono mai stato da bar, volevo al bar a bere degli artisti, al bar degli artisti. Al bar ti è venuta l'idea? Scugnai che è il bar degli artisti. E mi morì a bere il caffè... E la mattina sfugliavi lì il Corriere della Sera. Ma leggi la Gazzetta, ma la stai. E era, giù sulla pagina, che era il 700° anniversario della morte di Dante Alberghieri. Alberghieri! Quel che era, insomma, lei che ha scritto Divina Commedia. Lui andava l'inferno, il paradiso, il purgatorio. Cioè, aveva un cinema, secondo me era drugata, che non inventasse una roba. E niente, invece lui fa appena l'inferno. Perché la roba più rappresentativa, sì. Quella che si arriva. Ma in base a cosa? Più caldo. Base a che roba? Se vuol dire in base a cosa? Sì, Gio, scusa, ma tu l'hai mai letta la Divina Commedia? No, hai leggiuta, se vuol dire. Ma chiuta, anche lei l'ha mai leggiuta la Carta del Burro, la fa le turte, se vuol dire. Cioè, non è che più un'intelligenza della Madonna. Allora, far capire una roba. E ti vorresti fare la commedia e te neanche hai leggiuto. Ma dopo la leggerò dopo. Tanto è in internet. Gli viene tutte le spiegazioni. Si te digiti Dante Alberghieri. Ma sì, ma quel che l'è, insomma, no? E ti viene fuori di robe che le traduzioni in dialetto, in pulac, in circunguardo. Ma se te sei un rag, come fai a fare la Divina Commedia? Guarda, la zia di Einstein, la levata su lei. Sei lì. Ascolta. Non è proprio cosa, non è alla nostra portata. È come portare un cabaret di Vignè nelle baste di Niemeyer a parlare con Viola. Se messi mille idee lo dai. Bella. Poi fai qualche voria. Adesso cambiamo e fai una bella commedia qui di merda e se ne parla più. Fai qualche voria. Ma schifo, sentire fa la Divina Commedia se neanche a chi le dà. Bravi! È tutto distrutto di là. Bravi! Dai! Mariangelo, è successo un incidente di là e gli è caduto qualcosa in testa. Mamma, sono il pormalà, se ne devo stimmi. Mariangelo, c'è da chiamare l'ambulanza, vai, non parla più. Vai a chiamare l'ambulanza. Dai. Roberto. Ma adesso, come vedi con la commedia? Mariangelo, la sfanò, non tutti i mali. Vengono per cuocere! Bravi! Emergenza medica! Buonasera, salve, senti, è successo un incidente. Cos'è successo? Dovevamo fare la commedia, solo che eravamo lì, che abbiamo sentito un botto, gli sembra che sia caduto qualcosa addosso, non lo so, adesso non si muove più, è svenuto, magari è morto, non lo so. Guardi, si calmi, prendo i dati e interveniamo. Ma da dove chiama? Sono qui in teatro. Teatro non c'è. Come non c'è? Vabbè, cognome e nome del deceduto. Ah, ok, Roberto Sozzi. Ma scusi, magari non è morto, lo dico io, Sembra. Sì, aspetti, Roberto Sozzi. No, non Sozzi. Sozzi, ho capito. Guardi che non sono...
sono mica stupido, eh? No, ma ci mancherebbe, nessuno l'ha detto, però il cognome è Sozzi, con la S di Savona, S. Ah, ho capito, con la S, quindi Roberto Zossi, Zossi. Età? 50, circa, beh, penso. Come circa? No, non può essere più preciso, non è che sto mica giocando qui, eh? Ma non mi ricordo, è importante, 50, 51, non lo so, faccia lei, oh. Ma come faccia lei? Non ha mica chiamato la salumeria? 50 o 51? 51, 51. Sesso? No, scusi, questo cosa c'entra? Può rispondere alle domande per piacere? Non saprei, direi poco e niente comunque. Ma no, cosa ha capito? Maschio o femmina? Ah, maschio, ma scusi, se le ho detto che si chiama Roberto è maschio. Non si sa mai. Adesso mi dica com'è morto. Ma non è morto! Non alzi la voce perché guardi che metto giù. Scusi, scusi, volevo solo ribadire il fatto che non credo sia morto. Magari è svenuto, ha perso i sensi, non lo so. Ah, perché lei è medico? No, però... Però, per piacere, stia zitto e risponda solo alle domande che le faccio. No, va bene, ok. Ha delle lacerazioni e o delle contusioni e o delle ecchimosi e o delle fratture esposte? Ha una botta in testa. È un'ecchimosi? Sì, un'ecchimosi, sì. Di corpo irregolare? Ma chi io? No, sempre il deceduto. Non lo so, penso di sì, però scusi, potrebbe evitarlo di chiamare deceduto, che magari non è morto. Ma guardi che è un termine tecnico. Che palandrana! Madonna la testa, des mi ricordi, sono dai da là, se ne mando a preparare la commedia, mi è cascata addosso tutte le quinte! Ma allora sono morto! Allora sono morto! Ah! Le solite ai morti che metto sulla muta, ma mica come i mammesti! Ah! Ah! Vieni su! Giù lui che mi aiuta! Ma anche lui è vestito in che maniera qui? Com'è il vestito? Ma chi non si è finito? Come mi è successo? Oh! Io sono... Ma no! Chi è quel che organizza tutta la scena qui? L'ha organizzata tutta la scena lì? Sì, ma... Chi l'ha organizzata? Ma... Calmati! Ma lui chi è? Lui chi è, fin di tutti? Io sono Virgilio. Di Mantova fui nativo. Ma che Mantova è Mantova? Di nostri pidati che la faccia la terra anche puntana, dai! Sei d'accordo anche a te con quella roba qui? Che sei d'accordo anche a te? È ora da finirla! Vieni fera, sei chi coraggio! Ora basta! E già te vengo con le curte, eh! E d'accordo con questi? Il mio nome è Virgilio! E tu? Sei Dante. Chi sei a me? Tu sei Dante Alighieri, il sommo poeta. Ah, che guarda che forse che è un errore, perché mi sono Zio Roberto, mi do scugnare, ok.
Tu sei in errore. Tu sei il Dante Alighieri che si è smarrito nella selva oscura e io sono qui. Sono qui a salvarti. Io sono la tua guida. Sono il tuo vate. Guarda, con tutto il rispetto, ma amico, no, bisogna andare in bagno adesso, anche se il fanno il water, dei problemi che nemica. Non il vate, sono la tua guida. Ma la guida per che roba? La guida per che roba? Sono la tua guida in questo luogo di dolore e sofferenza. La tua guida tra le anime dannate di questa terra intrisa dal sangue e dalle lacrime di coloro che non sperano più di rivedere la luce. Madonna, ma non sei finito, cudone. Io sono la tua guida per l'inferno. Ma allora sono morto davvero allora. Michele che il dibilino, e levi bene prima che il dibilino. Però quando si arriva al mondo, per l'amor di Dio, pensavi no, dante al paradiso, né? Ma almeno un parcheggino all'inferno aspettavi, al purgatorio, all'inferno. Basta. E invece vado un suo capitano, ma so fai dei malvi per capita chi? Ora placa il tuo spirito. Io ti condurrò per le bolge, i cerchi e i gironi in questa terra. Meno male che la Champion, almeno i gironi e Champion. Perché se no era un disaster, veramente. Sai che fisso anche un baretin che paghi una birra. Taci! E guardami i gironi e Champion. Taci! Guarda là. Là. C'è una lonza. È il Numbul. No, c'è una lonza, là, in agguato, c'è una lonza. È il Numbul. Guarda. E Numbul, mia mamma la fa la domenica con la pulenta, le salsicce e Numbul, gli animali, le buone, la tua cucina, tutte pace, te pucce, ma benvenuti. La lonza è una fiera! Ma lo di che sarà ma cudogni, lo di! Cioè la fiera dei cudogni è bella, la fa là San Biagio, ma deve essere bella, anche tutti i fatturi, no? Che porta là le bestie, i tori, le vacche, gli animali, tutti vanno là e guardano, non frega niente a nessuno, no? Però vanno là e peggio, pace, i bevo tutto il dì e poi delle giustre. Ah, sì. Ma la fanno da 50 anni, ma è una roba meravigliosa, eh! Ah. Sei mai stata alla fiera dei cudoni? No, no, no. Ma cosa mi fai dire? La lonza rappresenta il peccato della lussuria. E tu sei stato un lussurioso. Tu hai fornicato. Sei un fornicatore. Cavaresi fai me? Hai fornicato, sei un fornicatore. Hai fornicato. Che senta, suo vicino, mi resto animale là che di lì la vedi noi. Ma è lì, in agguato, nascosto fra i gatti. No, ma lei che specie di gatto urriano là della pianta. Cosa fai? Ciamino, il gatto, mi venghi. La lonza è quell'avido animale dal manto maculato, vicino al leone e alla lupa, che sono la superbia e la cupidigia dell'uomo. Che senta ciò, Virginio. Virginio. Virgilio, Virgilio! Virginio, scusa, mi vorrei comunque tornare un pass, nel senso che mi meriti no all'inferno, cioè sei una brava persona, cioè mi sono proprio nel posto sbagliato, la capito? Cioè, mi adesso con tutto il mai che poi di ve fai, ma meritevi no da venire all'inferno, che per delle pene. Non che preoccuparti, sei... non preoccuparti, io sarò a te vicino e vigilerò sui tuoi passi. Il tuo è un viaggio fra la sofferenza di coloro che hanno vissuto lontano da Dio. Ma non temere, perché al termine di questo tuo viaggio io ti condurrò nuovamente a rivedere le stelle. Signore... Virgilio! Virginio, che guarda che mi, che il viaggio che viene neanche a cominciare, a parte che sono un po' malan, mi sono un po' malan, e poi mi fa male anche un po' di nuggi chi suta, cioè... E poi, che si guarda, signor Virginio? Ma la guarda come si è vestiti, più tempo presentarsi a fare un viaggio a un camanera chi? Gli diciamo per di un lucchi, che guarda sto vestito! Le tutte strafugnette, il prastagno e la piro, il per presentarsi il giro insieme! Facilmente locale, no? Se ho ben capito le tue parole, la tua anima è offesa dalla viltà, la quale molte volte ostacola l'uomo e lo distoglie da un'impresa che dà onore. Come una cosa falsamente vista fa volgere indietro una bestia che prende spavento! Che bestia la vista, mo? Ma si dove da bestia, legge? E lo pagurami! Ma per liberarti da questo tuo timore, ti dirò perché sono venuto in tuo soccorso non appena ti ho veduto là. Devi sapere che io mi trovavo nel limbo,
quando stavo parlando. Sono stai campion per 5-6 estate in fila, Thierry. Da vissuta che a Cordina lì e mi sbassevi sempre più se, tru, e quando insegui una birretina, tru, sulle spiagge fiori tutte le fiulette e un lì per me, campione del limbo! Ma di cosa parli? È limbo, l'ho ballato per anni. Il limbo è quel luogo dell'inferno dove ancora non si respira il fetore della morte e del dolore come nei successivi cerchi. Qui giacciono coloro che sono sospesi fra la salvezza e la dannazione eterna. Come i grandi spiriti antichi, come me, Virgilio Publio Marone. Ma me pariva mi, adesso mi rimenti, con una mismie lì a Casal che si chiama Varone, che somiglia no, anche. Marone. Che serve l'ampere. Marone, Virgilio Publio, ho scritto l'Eneide. 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 Sì, sì. Hai letto l'Eneide? L'Eneide. Lo chiamò finita, eh? Vabbè, come me, come Orazio! Orazio? No, Roberto. Come Ovidio, conosci Ovidio? Ovidio. Ovidio. Che è questo Ovidio? Neanche Ovidio conosci. Come, per esempio, fatti un'altra idea, come Socrate. Socrate? Ma Socrate se conosci, fiei! E giocando alla Fiorentina! No. E alla grande, il tema dei Kitaki, fiei! Maradona, Pelé, Zico, che vi l'album, mi ha conoscevi tutti, fiei! Il ballone è sempre stessa roba che mi ha appassionato. Dicevo! Mi trovavo nel limbo. Quando una donna tanto bella e tanto beata, mi chiamò e mi chiese di aiutarti. Ma chi? A te, una donna. A me? Sì. Una donna. Tu la conosci bene, tu l'amavi. Sì, grazie al suo amore sei uscito dalla schiera del volgo. Virginio, che mi dice un po', ma da che scena saresti saltato? Non dalla schiena, dalla schiera del volgo, la schiera del volgo. Dalla casetta schiera che è su al Burgada. Sì, no. Sta l'anno a Mesia, gli è bene, perché è una visuale. Ma mi dici che gli è un po' umide d'inverno. Ma chi saresti la clacidente? Ma è Beatrice, è Beatrice. Beatrice, neanche Beatrice conosce. Mine donne ne conosci, eh? Beatrice. Grazie al suo amore sei uscito dalla schiera del volgo. Grazie, grazie a lei sei stato salvato dal pericolo della fiera. Amò questa fiera del Cudon, la porta alla fiera del Cudon, ma è uscito a notte, è più del nonno. Ah no, la lunsa, mi ricordavi più. Quindi lei la m'avrei salvato? Sì, lei ti ha salvato. Allora più darei incontrare. Non lo so. Qui non so se possiamo disturbare ulteriormente la tua musa. Che robella? La tua musa Beatrice. La mia musa. Ma se vuoi, però io posso provare a invocare il suo spirito celeste. Ma non per essere cosa? Per essere indiscreto. Ecco, infatti. Ma lei è una bella donna, per esempio. No, immaginevi, eh. È la più bella e dolce donna che tu abbia mai visto. Il suo volto angelico e il suo parlare soave ispirarono le tue gesta terrene. E allora, Virginio, in buchemla sta accidente vina! In buchemla, no! Calmati. Dai! Calma. Sei utile! Faccio io. Calma. Sposta. No, Madonna. Vieni in macchina. Oh, donna, piena di quella virtù che permette all'uomo di superare ogni essere contenuto in quel cielo della luna che compie i giri più piccoli, io ti prego di rivelarti a questo tuo protetto! Oh donna, oh Beatrice, noi ti ringraziamo.
per non aver temuto di scendere qua giù, di scendere in questo centro dell'ampio luogo. Dai, zitto! Dell'ampio luogo! Cosa c'è? Virginio, dai! Si è sbagliato a mandarla su, dai! Doveva dire che lei era una musa, la Campbell Muse, quel sì! Ma schifo, dai! Te mi dici l'arrivo dal paradiso, ma dai! Come osi, ma... Vale no la mia musa, qua, ma si è sbagliati, dai, mandarla sostituto, va bene! Ma ammira i suoi occhi! Brillano più delle stelle, guarda! Virginio, mi adesso no che i diete che delle stelle! Ma io ci lì parlo di schirlate di pola, dai! Ti venga a dire che le stelle! E odi! Sì, odi! Salta chi di minuti la odi di sicuro, proprio no, questo! Dicevo, odi la sua voce soave! Ora ti prego, oh donna, rivelaci con voce angelica come facesti a non temere di scendere qua giù, in questo limbo! Ti prego! Allora, prima di tutto, buongiorno! Buongiorno! E grazie che mi avete infocata! Invocata? Raga, siamo un po' di benzina! E se eri là in paradiso, no? Che se eri Andrea a parlare con Lucia, Andrea a parlare con Rachele, quanti arriva Santa Lucia che la Madia... Ma questa chi è la balcuna? Ma Santa Lucia è sempre venuta il 30 dicembre, se quasi a Pasqua arriva Santa Lucia! Ma come? Ma che il mondo si gira, però... Come dire. Osi! Ma lei è una balcuna, quella... La tua musa! Oh, ti prego, musa, ti prego, vai avanti. Scusaci. Taz! Se ne andrei a parlare a me, vi lando un maleducato. Comunque, se ne andrei a dire che se ne andrei a parlare con Rachele, no? La donna di Giacobbe. Certo. Quando è arrivata Santa Lucia Clamadì. Amici, fammi un piacere, ne? Perché là in paradiso mettiamo un bice. Ah, certo. E insomma, Lucia Lamadì, guarda che la Madonna mi ha detto che il tuo amico Dante si è perso, ne? Povero orlocco! Ma secondo te Santa Lucia la parla anche a maniera lì? Stava mangiando un'ucarina, dai! Ma mi avevo detto che era appena cieca, non che parlava come un'ucarina. Comunque, vai ad aiutarlo, Lamadì. Allora io parlavo con Virgilio e Godita venne a salvare. È andata così, sì. Ma quindi, fan capire una roba. La Madonna l'avrei parlato con Santa Lucia, sì. E poi l'ha parlato con Crocchi. E la Godita venne a dire a te da salvare. Sì, è andata così. Ci organizzati quasi come Leni, che 60 passaggi prima di arrivare al punto. E mi facevi? Dite che devi ringraziare la Madonna! Mi la Madonna la ringrazio perché ti ho mai incontrato prima della mia vita! Ma come? Ma non ricordi? Non ricordi. Quando per me tu mi amai! Tu mi amavi! Mi amasti! Ah, ma non ricordi che tu per me ricordi. Come mi amasti? Non ricordi? Ma tu non ricordi? Non ricordi tu? Non ricordi niente? Amavi di quell'amor cortese e platonico? Non ricordi? Sapevi lì? L'amore platonico. E che amore l'è? Che amore lì? Platonico. E che tipo di amore l'è? L'amore Ah sì, no, quel lipe da... E non ricordi? Dei nostri fugaci sguardi. I fugaci sguardi. Sapevi mi? La guardavi di nascosto. Ci fevi guardarmi con quella lì. E non ricordi dei nostri dei tuoi sogni preparatori. Premonitori forse. E non ricordi dei tuoi sogni premonitori. I tuoi sogni premonitori. Tu non ricordi quando io in sogno ti dissi vede Cortum. Sa farlo la sogno cardiomatico. No, è latino, significa vede il tuo cuore. Signora, sono andata dal cardiologo la settimana passata, l'è tutto a posto. Allora si preoccupa no del mio. Ah! Ah!
Va, va, la, va, la, va, la, va, la, va. No, estasi, è estasi. Dagus, dogus, buton, che l'avrà definito. Va in estasi, va in estasi. Signora, lei cœur, è il cartoon, è il cartoon. Va in estasi, in estasi. Viene più se scema che bella. Ma non ricordi che per me scrivivi, scrivasti. Scrivesti, scrivesti. Ma non ricordi che per me scrivesti, scrivesti a ciascun alma presa e gentil cuore. E gentil cuore. Signora, andevi a Viserbelle, mandevi no le cartoline per essere buonodo a scrivere, statiti su questa roba qui, ma... Fa un po' di cor. Adesso che dici sì. Ma mi la so che ti te se sarevi su la tua stanza da per ti e te pensavi sempre a me. La no, so. No, no, calma adesso. Adesso va bene il cartoon, il cartin, scrivisti, scrivesti, ma adesso la vaga gira di. Che mi sarevi nella mia stanza a fa chissà che roba pensando a lei, non è. Ma per l'amor di Dio. Adesso dici sì. Adesso. Ma sulla terra ti te perdevi il son per me. La guarda che mi sogno mai perso, sempre dormendo un tas. Avrò perso tre notte in vita mia perché sono dei lecciugmen animal, ma non perché penso di a te. Comunque, ora mi dispiace, ma devo proprio tornare. Sì, certo. Che sfiga. Oh, nobile anima mantovana, la cui fama dura ancora nel mondo. Grazie, grazie per l'aiuto che state dando a questo povero orlocco. E quando sarò davanti al mio signore, ti loderò spesso per l'aiuto che mi hai dato. Grazie. Grazie, o Musa. Grazie, o Beatrice. Grazie. Grazie, noi ti salutiamo. Saluta. 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 Grazie. Grazie, o Musa. Grazie. Grazie, che accendai. Ma Virginio, ma se mi hai mandato, ma chi ti dice che ti abbiamo mandato qui? Bene. Ora siamo arrivati. Non siamo arrivati adesso. Quella è la porta dell'inferno. Qui conviene lasciare ogni timore. Conviene lasciare ogni timore. Qui conviene lasciare. Qui conviene lasciare. Qui c'è una porta. Leggi. Ascoltami, lì, la porta. L'arco lì, ma la porta la vedi nomine però. La porta è lì. Sì. Ah sì! Ah! Una volta vi erano i battenti di quella porta. Lì, però vedi a destra, capisci? Ma fu distrutta il terzo giorno. Lunedì, martedì, mercoledì, alla mattina o alla sera? No, no. Egli la distrusse uscendo da questo luogo. Egli, lei? La Cesara, stecca deficiente lì, no? Mi sono stanca la macchina, ma le vi da feo a lavorare tra i... Sto parlando del figlio! Figlio? Ascolta. Dalla socca salta via la tappa. Se soffio è deficiente in sì, te puoi immaginare, catan finalino, c'è data da... Gesù Cristo! Madonna, per una porta ti chiedo a scomodare Gesù Cristo! Ma no, ti rambacchi se che è una porta! Sa quanta gente è buona da cambiare! Metti a dura prova la mia pazienza, ora leggi su quella porta! Leggi! Vai! Sì! Sto un po' lontano, eh? Da chi se va nel paese della sofferenza? Sì. Da chi se va nel dolor che finis più? Da chi se va tra i pori diavoli? E me creatura il ma fai con giustizia. E ma creare la potenza divina il saperti se grande il primo amor. Sì. Sì. Prima di mie stai fai appena robe eterne e mie che sarò per sempre. Lasse fuori ogni speranza a volte che venghi in dei. No, non all'indene, vero? Proprio l'idea. No, no, non l'intendai. Seguimi. No, Virginio, e chi? Seguimi. Virginio! Virginio, mi sto chiamando un po' con la lunsa, il cavallo e il canguro. Vieni! No, Virginio, mi nomi l'intendai. Virginio! 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 Thank you.
basta, basta, calmati. Oh, Madonna. Cosa? Ma chi è di tua viaggettina? Quelli che vedi là in fondo sono gli ignavi. Peccarono di ignavia. Sì, sono le anime spregevoli di coloro che vissero senza infamia e senza lode. Insomma, come giusto animale, gli fevone bene male. Sì. In poche parole, per... E siccome non mai presero parte in vita, ora nessuna parte li vuole, né il paradiso, né il purgatorio, né tantomeno l'inferno. Ma non ci curiamo di loro. Guarda e passa. Vieni. Oh, Madonna! Ma quanta gente su quella spiaggia là! Ah, sì. Ma che va mica da piantare un brelone là, se no è che stem nove, no? Quanta gente là, oh signore! Quello che vedi là in fondo è il primo fiume infernale. L'Acherada! No, l'Acheronte. Sulle sue rive si ammassano tutti i dannati che aspettano il traghettatore del fiume, Caronte. Ma tu vai in gita? Adesso seguimi perché anche noi dobbiamo fare lo stesso, vieni. Ma te sei matta, se che da fare la fila con una barca sola lì vengo in desdì, passa almeno. Ma te sei matta, ma cada. Le cose ti saranno chiare quando saremo sulla riva del fiume. Ora taci e seguimi. Forza. Ma che carattere proiettivo. Avanti! O vive, dai! Guarda ti che passo che te viene, muovo anche a ti! Dai, uno, due, forza anche a ti! Dai! Vai, munati, nemo, dai, muovate! Allora questo, e questo, scondi la faccia, vai che sei meglio! Scondi la faccia, e questa qua, è una vecchia sta qua! Via! Presto, anche questa! Muovate! Guarda che roba, guarda che gente che c'è qua! Dai, presto, che la Cheronte mormora, non passa il peccatore. Tan tan. Guarda questi come chi cammina, tutti dannati malefici. Guai a voi, anime pervertie. Guai a voi, mi vengo per portarvi sull'altra riva. Nelle tenebre eterne, al caldo e al freddo. E ti che ti sei anima viva, cavate via da qui che sei morti! Caronte, non ti crucciare! Si vuol così là dove si può, ciò che si vuole, più non domandare. Aspetta un attimo! Ma mi ave conosco! Ave conosco voi altri due! Chi può essere? Allora, come che si vestì, ave conosco! Sì. Ditesi Virgilio! Oh, Virgilio! È il famoso poeta mantovano che ha scritto l'Eneide! Oh, hai visto? Ragazzi, lettati l'Eneide! Ragazzi, letta! L'Eneide! Non finita, ma... Una sciapposa, ecco! Sì. E ti invece te che da essere... niente po' di meno che... è il sommo poeta! Dante Alighieri, oh, hai visto? Ecco, Virgilio e Dante. Però allora, guardandovi così, a me sembra più che altro così, Gianni e Pinotto. Cioè, che è veramente un cretino. Non farti sentire, è un demone terribile. È un urlù, questo è un urlù. Ma rita per lì, è un scemo, questo è un demone terribile, dai. Ehi, guarda che mi sento, Caronte, noi siamo qui perché dobbiamo passare il fiume. L'uno può passare, non so il suo posto questo, dai. Ma il suo viaggio è prestabilito, lui deve passare. Che sei delle norme da rispettare, norme di sicurezza particolari da rispettare, che l'uno rispetta, dai. Siamo capito. Così è. Dobbiamo per forza passare. Ecco, dai. Sono Caronte, ma questi chi perché il passo invece mi no? Capuccetto Rosso, ti intanto fatti gli affari tui. E secondo la qui si è dannati, Ise. Dotati del regolare permesso, ok? Sei chiaro? Se avevo il permesso, miglo no, andiamo a casa. Ma dobbiamo passare per forza! Per forza. Tuo viaggio è prestabilito! Ma sì, ma per forza, andiamo! Chi è da passare per forza? No, aspetta. Sì. Ora si è reso necessario nuovamente l'intervento della tua musa Beatrice. Per l'amor di Dio! Lascia la class! Tan fino a lì la ventipice che vale la caccia, no? Allora, che è andata là per forza? Gli pensi, va via da lì.
Date se che buco capire, no? Allora, signor Caronte, ecco, se vorrei dire, sì. Ma al limite magari un pustesino sulla balaustra, eh? Ti mi offendi però, eh? Ti mi offendi così. Insomma, dai, adesso. E magari... Ti offendi un po' di più così. Ma se stessi in accadrei ganduce, per... no, magari... Prego, signori! Corridoio finestrino, oh, avanti, le stesse. A disposizione, completa. Una come sulla terra, ti te paghi deve prego, da partire. Signori, prego, prego, prego. Prego. Virginio, vedi. Dai, 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 avanti, prossimi. Se mendai su una barca guidata da un diaulon, lui el feva poco e niente, el trasportè la anime da una parte all'altra del fosso. L'acqua era vuncia tanachinta, la pariva quasi una melma spisulenta. Sulla riva si vedeva un sac di gente, tutti pori disgraziati, che sto caronte il ciapeva canelate sul filon col remo se si sbrigheva un'onda su. Tutti inden fino al col ste pore anime, e cercheva una tacassa al bordo del barcon, e lui eruseva su a canelate sul filon. Vieni, forza, che è ancora lontano il tuo riveder le stelle, forza! Questo luogo sta velocemente cambiando l'aspetto del tuo volto. Una volta pallido, una volta pallido, ora ancora più pallido. Fai schifo, guarda. No, questione di posto, no, becca il po' schifo. No, questione... Lei che sulla barca che il vuncion l'alma fa fra i trasi 30 volte che mai da diventa abbiamo una pata lavata. Dobbiamo andare. Ma che non sembra? Non si è finiti chi ha detto? Qui sta Minosse, che giudica le pene eterne dei condannati. Ma non temere, ben diversa è la natura del tuo viaggio. E due? Da solo starai dinanzi a Minosse. No, no, te me la si nota per me. Io devo assentarmi per qualche istante. No, te me la si nota per me che il poschi sono andando un sommi. Mi raccomando, non fare stupidate. No, te me la si vedi con te. Sta chi? Virgilio! 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 Slendai. Uè, ti! Ti, bello! Vestito di rosso! Ma che ti sei tutto in fila e sei arrivato per ultimo? Ma te tre! Anche il mio scudo, ma è la prima volta che vieni qui, non che... Ti spieghi, mi te tre! Ma Ennio! Ma sì! Pensavi la sfida per me, minchia il posto, invece... Ma mi la conosci, no! Metti, se no, che piaceme, fame, vistami! La conosci, no, vada te tre! Francesca! Francesca! Allora, io non la conosco! Partia secca il vaga da tre, alla fine fa sono il fir! Oh! Mariangelo! Mariangelo! Ma ti ricordi le commedie che fanno insieme? Ma... Bella, no, Mariangelo! No, no. Fanò il fir, Cappuccetto Rosso! Dai, vado a dire, fanò! Che fai la fila, ti bello! Ma fai uno... Gira! Franca! Franca! Bel sicoma! Ciao! Ma... Che se ricordi? Oh, fai tante commedie insieme, rideve ma frate! Ascolta, te conosci nessuna, chi va di tre fa la fila ai tassi! Paola, Paola, mentite, se giuro così capisco più niente, ma mentite, me conosci no, Paola? Mi te conosci no, va de tre e fanno il furb, beves! Ora basta! Ho rispatto tutti dentro di giudecca! Schweigen! Silenzio! Avanti lo prossimo! Nome? Ennio Zanoni. Mi fa piacere aver trovato chi, figlio, per me venire l'esaurimento, se vorrei dire, ma tu è finito tutti gli altri, nel senso che il re della compagnia, per Margherita, tu l'hai finita, Margherita. Margherita l'è sicuramente in paradiso. Oh, meno male, perché là un po' che la vedevi più, figli, sei più preoccupato. Se vorrei dire, invece, Cristiano e Enrica, tu gli è finito. Cristiano e Enrica la so, no, adestas lì, che mi te conosci no. Oh, ma betta. Guarda che se ne becca quella le finite! Ma sa che i che sa! Silenzio! O devo forse chiamare mio figlio! Ma che è suo figlio? Un Nurant! E Minotauro, no? Il dinosauro!
Ma scusa, i dinosauri erano alti 4 metri, ma quello mi non fa un dinosauro. Dai, dinosauri, cuidate anche a te. Ma voi piantate la lì, tutti due, ah? Guarda che lei, c'è l'armi, andiamo finita a parlare. Ma c'è Zeno? I cave di Gesell, tu volere fare furbina, ya? Yeah? No. Sì, sì, l'ho sentito a me. La sasta di, signor Minoscia, la sasta di. La di che lui e Sofieu si pisse brutti in zona. Sofieu addirittura spisse dei deviu e che ha i pelli sì sulle gambe. La dire... Schweigen! Tu volevi fare la furbina? No! Io ti manderei immediatamente dentro di girone di suicidi. Schnell! No, nel girone di suicidi, no! Ne, che roba lei sui suicidi, eh? Nel giro dei suicidi, sa fai. Vieni trasformato in pianta per l'eternità. Per sempre? Sì. Che male, oh. Salve, Nenio. Che fund? Nenio. Tu andare dentro di girone di golosi. Che roba succede nel girone di golosi? Tu stai tuntrando. Grosse stinken del regen! Sotto di pioggia puzzolente! Ora andare! Stai! Ma ripeto! Portato l'ombrella! Stai! Avanti lo prossimo! Francesca Lazzarini! Lazzarini? Molto bene trovato qua! Runde 8! Cerchi ottavo, non la bolgia. Tu andare dentro di seminatori di zizzania. Io? Di yeah. Seminatrice di zizzanie? Ma no, io non litigo mai con nessuno. Bravo, Minosse, bravo, bravo, nel posto giusto per lei. Che roba lei, l'ottavo girone, nuova bolgia, no, capite niente, che roba, sareste il posto è quelli. Ma Tite, ma è leggiuta la Divina Commedia? No, ma è giusto, Tite è leggiuta. Certo, Belu, mi sono da scuola, eh. Oh. Ah. Beh, comunque che il posti come lei, insomma. Nella nona bolgia dell'ottavo cerchio, i dannati vengono squartati da un demone. Poi questo guarisce e il demone lo squarta ancora, ma per l'eternità. Avanti lo prossimo. Mariangelo Pagani. Dunque Pagani, che fonde? Tu pagani, in quanto pagano, andare insieme a tutti gli altri li pagani dentro di limbo. Vitese! Avanti lo prossimo. Paola Nicolini. Nicolini? Vediamo, vediamo. Ma io qua vero uno Nicolini Claudio, aver esiste in paradiso. Ma è mio papà! Ma perché lui è in paradiso e io qui all'inferno? Moment. Ah, ecco qua scritto. Lui essere stato molti anni insieme di tua madre. Und avere sofferto già abbastanza. Ora torniamo noi, Paolo Nicolini. Molto bene, molto. Paola Nicolini andare dentro di girone di lussuriosi. Ma perché? Tu sapere lo perché. Ma no! Tu birichina, bitte, genzi, no, no. Bitte. Schnell, schnell. No, no, lo prossimo, nome. Sozzi Roberto. Sozzi Roberto, Sozzi Roberto. Beh, però che guarda il signor Minosse che mi c'entri niente, lei, se capite a caso. Mi mandi da fare la fila, mio figlio. Tu li dire tutti così. Ma non c'entri niente. Ah, Minosse, pombalante. E sei veramente un cinema. Ora basta! Sozio Roberto, un momento, che fondo,
Ma qua essere scritto che non è il tuo momento qua, cosa fare tu qua? Lo dicevi di prima che sei in opposizione, sono capito a chi, perché dai via vicino, ma... Qua essere scritto che tu essere ancora vivo. Sì, mi pari reso, almeno, ma... pari reso siamo tutt'altro, sono... Ah, via, ben hai un grosso problema! A Baric fin ne hai le soluzioni! Ah, oh, fiei, sulla terra di su quei tedeschi delle brutte bestie! Invece no, nel senso... gente anche di un certo modo, no? Tu essere ancora vivo? Le parieresse. Questo essere posto di morti! Lo di? C'entri niendomi! Allora... io uccidere te! Un problema risolto! A posto, a posto! No! Che lo capisco! Non esserci altra soluzione! No, signor Minosse! Signor Minosse! Signor... Fermo! Lo sì! Non cercare di impedire il suo viaggio che è prestabilito! Si vuole così, là dove ci può ciò che si vuole, più non domandare! Vai! Ma cosa mi conviene? Io 5 minuti ti ho lasciato qua da solo. Ma non ci devo più con la massame! Tieneme via, ma guarda quella fondazione! Ma non mi ha mai detto che ne vuoi me ne vuoi e me ne vuoi me ne vuoi e me ne vuoi e quanto sei male! Non la fai lunga. Forza, andiamo che è ancora lontano il tuo rivedere le stelle, cammina. No, dinti un dem! Seguimi. Dinti un dem! Basta, seguimi! No, dinti un dem! Francesca, le tue pene i me fan bene un bruscone a stomach e i me impietusì su vers de ti fino alla morte. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, quando e come l'amor la ta sorpresa e la ta fai conosci desideri a mo inespressi? Dei lussuriosi. Qui la tempesta infernale che mai si placa sballotta e sconquassa queste anime per l'eternità. Virginio, e anche di quei che vula più sembasne però, della vera rubina, ecco. Ciao. Mi son Semiramide. E te chi sei? Mi sono Roberto Sozzi, Dante. Lei è Semiramide, sì, la grande meretrice di Babilonia. Oh, madonna, la grande mitragliatrice, ma su la gola! No, ma non mitragliatrice, meretrice. Che roba lei è? Meretrice. Oh, e lei è la più grande di tutta Babilonia. Lei quando era in vita era così sopraffatta dal vizio della carne la che... sposa ad un macellare. No! Che obbligò a tutti i suoi sudditi a essere altrettanto lussuriosi. È molto pericolosa, stai lontano. Beh, ma sa fede bel. Beh, di la verità se ne va detto appena mesa commedia, no? Tra mesi. C'è un po' di casino. Ma fai l'attore. Sì, l'attore. A me piacciono gli attori. Te sa, mica sono sempre impermi, ma in nessuno fa 4 parole, né? Ma cosa fai stasera? Dobbiamo andare a vedere le stelle. Stasera è che niente fa, che neanche la Champions stasera. Sarà da libera. Allora ti aspetti da là. Vieni. Semilapide. Vieni. Dobbiamo andare. Dove vai? Allora sentiti soldi a quel buncion là con la barca, se no passavi la mesuretta. Guarda da meraviglia. Questo luogo ti sta corrompendo con i suoi peccati. Corre in te, corre in te! Scusa, Virginia, ma mi sono faccia un po' dalla rama. Sì! Sì! Ma d'un sera, ma da un sacco di tempo che te cerchi! D'un sera! Signora, mi sarà 5 minuti che sono qui, guarda, sì! Io mi sono ammazzata per te, mi sono ammassata, vacchi d'un son finita, all'inferno! E ti, niente, neanche una lettera, neanche una parola! Lei chi saresta questa figlia? Lei
È Didone. Cosa fa? È Didone, dalle mie parti è Didone, le dita più sei grosso. No, lei si chiama Didone, ah, e Didone pensa che tu sia Enea. No, signora, sul nome Enea, mi ricordo. Enea, Enea! Formal. Enea, le cui gesta furono scritte nell'Eneide, da questo pugno. Colpite scritte Eneide. Vabbè, lascia fare. Però... l'hai fatta piangere. Fatta piangere così niente, che sei in un momento in piena crisi. L'hai fatta piangere, adesso devi sistemare la situazione. Vai, vai, digli qualcosa. Niente. Digli qualcosa. Chiedile. Sai che dici? Chiedile perché si trova, non lo so, chiedile qualcosa, forza. Signora... Con delicatezza. Signora, vorrei la crida no, nel senso, ma come l'è finita chi, signora, nel... Con delicatezza. Io mi trovo qui... che mi sono desmentegata! Cioè, perché più non si desmentica la franchia all'interno, ne parlo una roba proprio pure. No! Va bene le pene, lei, quando era in vita, una volta vedova, si dimenticò della promessa fatta al marito innamorandosi di Enea! Signora, la storia è diversa allora, perché come desmente Garda ci fa la cibagina, per dire? È una roba un po' più delicata, ecco! Sì, Elena, scusate, io... devo andare adesso. Niente, prego. Ma mi raccomandi, se vedi Enea, che dici che mi son con Elena. Che pensi mi, signora, sta vedi? Vai, cuchi. Grazie. Qui è meglio che ci togliamo. Ma chi è la sta Elena? Ma lei è Elena di Troia. Lei invece si trova qui perché... Ah, è un cugnun che dalle mie parti va, eh. Ah, sì. Dopo Rossi, che è Troia, come cugnun. Ah. E i venuti tutti qui alla fine, sì. Ah. Vabbè, è una famiglia... Bene, comunque ora da qua dobbiamo andarcene, perché è pericoloso. Ma che fa succede? È pericoloso, siamo nel girone di lussurioso, hai visto che personaggi che passano, vero? Ma vorrei dire, ma le nobili che pustesin chi fa? Non è un bel pustesin, no? Nel questo senso che è un po' di gente diversa, variopinta, ma in tutti i segui che gira chi, no? Ah, no. No. Non tutti furono mossi da sentimenti passionali e carnali e maliziosi. C'è anche chi fu mosso da sentimenti puri. Ah. Come l'amore. Ecco, come quei due che stanno entrando adesso, Paolo e Francesca. Hanno una storia molto triste. Prima, perché gli arrivati qui allora insieme a altra gente diversa? Cioè, quel mi vi piaceresti, chiedi. Io devo chiedere, io lo so, chiedi tu. Mi viene mandata quella là. Dai, ma puoi andare tranquillamente senza problemi. Vai. Buonami. Vai, chiedi. Mi domandi. Vai. Vai a chiedere. Signora, che la mi scusa, ma vorrei dire, ma perché la crida in camanera lì in sì? Ma son tanta sprada! Ma come mai si finì di chi, nel senso, me pari? No, gente del posto, ecco! L'amore che nel cor gentile si accende rapidamente, prese costui per la mia bella persona che mi fu tolta e fu così intenso che ancora mi sconvolge. L'amore che costringe chi è amato a ricambiare mi prese così fortemente per la bellezza di costui che, come tu vedi, ancora non mi abbandona. L'amore condusse noi alla stessa morte. Ho chiesto una roba più la tranquillità. Ma avresti chiesto chissà che, ma vorrei non darsi nel profumo, cioè mi basteva. E sa fa. E vai, vai a chiedere. Le svenuta. Vai a chiedere, non lo so. La disturbo. No, no, no. Signora. Caina attende la mano che spense la nostra vita. Signora, che la mi scusa, mi sa che mi sono perso un attimo nel discorso. Ma sta Caina chi l'è? Mille. Insomma, mi sei innamorata di lui, lui l'era innamorata di me, al mio omna scoperto e da Masad. Madonna, che storia drammatica, ne? Ma vi ho detto come vi si conoscete? Ah, ma non,
se sei conosciuto in vita e se rondi bellissimo giù in e invece chi in l'inferno cal guarda ma sei dimagridi deperidi quasi invisibili di darei poi fatica vede senti la buse sei risposata con Gianciotto che era mio fratello. Mamma Paolo, te che no, te interrompo. Sono tre parlami. Che visi io. Ho capito, ma che ho detto? Ho detto che ero mio fratello, mica ho detto niente. Dai. Paolo, lavaresi dimmi dopo, insomma. Adesso mi ricordi più sa che via da di. Ce ne avrei parlato un certo panciotto. Sì. Allora, mi vorrei sposare Gianciotto, ma vorrei no, sposal. Non costretto. Sì, perché lei era vinto che i matrimoni... Combinati. Amò, mi interrompo. Amò, guarda che è una roba brutta, Capito, ma cosa ho detto ancora? Ma vedi una parola, lascia gradino. Lascia un po' di libertà a donna chi. La tasti di tettino come preso. Lo perdoni. Le treccia qua di in giro... No, lo perdoni per i suoi modi rozzi e villici, ma egli non è di questi foresti. Ti prego, andate avanti. Allora, mio sposa Gianciotto, so fradel, l'era un matrimonio che mi vorrevino fa, am l'an fai fa, forza, ma per sa sen conosciuti, mi e Paolo, l'era un bellissimo giuin, ma chi le proprie peggiorate. Ha parlato, invece tu sei migliorata, sì. Guarda Paolo che chizzi è diventata proprio una roba brutta. Rita che no, Rita dice, sì. Che da cusubiala, ecco. Ma insomma, Luca da sapere che mio Paolo, leggendo quel libro che parla dell'amore fra Ginevra e Lancillotto, ah, l'ho leggito anche a me quando era tu! Insomma, leggendo Calibor, mie Paolo, sa se mi innamorade, sa se basad. Galletto fu quel libro e chi lo scrisse? Galletto! Azzetti un galletto! Chi? Fu Galeotto il libro, ignorante che sei, ignorante. Ho sbagliato. Ma sazze no le robe, Paolo, tas. È brutta. Lascia parlami. La vecchia brutta figura che mi fa in mezzo alla gente. Ho visto, su sei chi avete. E pensate. E pensa che nego, dai, i miei ali migliori. Calpesa mi sono sacrificata. Sono scusata. E per sono morta per lì. Dai, col disco, sempre che si lamenta. E per la sa, cal guarda le altre donne. Ah, leggi libri in capo le altre. Sono messa a legge, cannimalli! Ma aiali a chi? Ma che stai? Ma secondo te perché te sente il girone di lussuriosi? Invece tu sei finita in paradiso, ma stai zitta! Guarda Paolo che sera no parmi, tita sera in mezzo a una strada! In mezzo a una strada, sì. Ma se sei a tre guardare? No, non sto guardando niente, no, mi sembrava di riconoscere la signora che è passata. Sempre queste scene. L'ha vista, ma manca anche del rispetto. No, ma signora la fa in sita, buonaccio, senza malizia, no. La e invece fa... sì! Sì, lo vesti. Invece sì, la fa con malizia. Lì non mi manco, ma basta con queste scenette davanti alla gente che non la sto guardando nemmeno. Ma che scenette, Paolo! Guarda che mia adesso Don Sciafonta mandi dal girone di pirla. Ma che lo dai, Don Sciafonta? Ma che stai dicendo che se non era per me eri ancora sposata con quel cretino di mio fratello? Ma chi è che mi fa innamorata di Calzè? Ma vai da mio fratello, che quello sta qui pure lui. Oh, ma sei ancora qua? Sì, ma stiamo andando via, signora. Ma ti aspettavi da là? Non fermate perché era una questione dei soldi. Sì, ma dobbiamo andare a rivedere le stelle. No, no.
Sì, sì. No. Meglio che andiamo. No. Questo è pericoloso. Andiamo. No, ma vedi una stella e poi vedi un treno. Se mendai indeni in un busco, se capiva no se che era un sentino, la strada se capiva no d'un lera. Gherano tutto il verde come nei buschi, ma tutto neger, scuri. Gherano i rami bei lisci, con sulle belle fogliette fresche, ma erano tutti nudusi, contorti. Sulle piante, gherano della bella frutta, bella maruta, bella colorata, ma gherano pien de spin, che te fevo pagura appena guardato. Vieni, che forse è di qua. Ma che posti, ma che rude intera. No, non è. Guarda a sguidare, eh. Di qua forse. Vedi di là. Non ricordo. Però se ricordi no, Virginio. Non ricordo la strada. Ma come, si è persi allora, eh? No, non ci siamo persi. No, diciamo, mi ricordi più la strada. Non ci siamo persi. Ci siamo persi. Sì, ci siamo persi. Ci siamo persi, la sera di adesso per... Sì, ma non temere. Adesso per... Non temere. Perché il tuo viaggio è prestabilito e al termine di questo tuo viaggio... torneremo a vedere le stelle, è la settima volta che te me dici, e te sei persi! E mi è scappato andare in bagno! Cosa? Mi è scappato andare in bagno! Ben altri sono i problemi di questo luogo, il bagno non c'è all'inferno! Mi scritti no che gli altri hanno i problemi, ma mi è scappato andare in bagno! Ma fanno chissà da quanto tempo! Vai! Vai dietro quella pianta lì, vai, forza! Vai! Ma stai attento alla via! Ma che schifo che mantiene! Ma chi è che... Che bestia è questo? Questo è il bosco dei suicidi. Qui giacciono coloro che si tolsero la vita. E ci sono le arpie che mangiano i rami di queste piante. Madonna, ma se mangi queste arpie per cagata roba chi? Io ora vado a cercare la strada. E forse da questa parte qua. Allora mi bocchi le tre, eh? Fai attenzione! Sì, attenzione! Madonna! Oh, se siete aggrappati! Ma Virginio! Virginio! Cosa? Ma allora, te venisci la mia chiesa mi ha pissato, te vedete il bugione! Ma io non ho detto niente! No, niente! Dai, che ti sto... Forse di fuori! Ma se non ricordo male... Ma l'aspetto! Bugione, te mi fai schifo! Allora, Virginio, ma per di fuori o no? Ma cosa? Non so chi, tiri su una bella con sulla testa, chi gliela tira su tu? Se più ogni volta che venite vedete un buccione, non fa più! Ma io non ho parlato! Sai chi mi etite parlando mica e ho parlato! Ah, ho capito! Prova a strappare una di quelle foglie e vedrai! Aia! Ma basta! Oh! Che la cumi! Ma parla! Come sei cusata! Ma ti ricordi dei miei belle fumetti e piedi? Mi sono chiccetti! Come sono chi sono? Ma sono Roberto, no? Roberto, quel destignai che viene a fare commedie curti e pagani! No, guarda che una faccia da cretino te me la copra, se ne sei innamorata! Mamma! Ciao, che? Aiuto! Ma smetta! Ho una cimice sul ramo! Ma piazza già, no? Ma questa chi è tua figlia? Ehi, che mi conosci? Paola! Oh, tu, Nasone! Toglimi sto schifo da addosso per piacere! Dai! Ma possibile che te mi conosci nonna, figlia? Ma sono me! Ma guardiamo in faccia, no! Toglimelo, toglimelo, aiuto! Ma guardati! Smettila da bugiare! Piantala! Forse è anche peggiorata da quando stanno inlegnate anche il modo che guarda lì. Ma come si finite qui? C'è chi perché fevo un casino da minosse, ma che avevo da andare nel girone delle seminatrici di disagno insieme a Francesca. Ma sareste stato il tuo posto, ne quelli. E io dovevo andare nel girone dei lussuriosi, ma non c'era più posto. Ah! Overbook!
occhi. Ah, perché se no te tu che vanda là, né? Certo. Certo, certo, e la somigli perché te tu che vanda là? Guarda, mi avevo dato una sberla. Mi dispiace che te perderesti le foglie. Se condannati a trasformarsi in piante per l'eternità, te me la fai poi schi? Per poi finire a catamelù. Virginio! Virginio! Ho trovato la strada, è da questa parte. Oh, grazie a Dio. No, ma pure tu, mandato una roba. Cosa? Una roba, ma... Da riccia così... c'è poco da ridere in questo luogo. No, nel senso, ma mi vuole di capire, ma lui rivuchi belle e den nel val? O invece arriva la sumensa e poi a pianto e lui... No, perché la domanda che mi son fai, pari scemo a volte, ma gode le... Allora, questa domanda lecita la devi fare a loro. Se... Io ora mi devo assentare un attimo, devo andare a fare una cosa. Ascolta, ma se che chiedi a loro, che ti chiedi i bambani, a mandare chi per caso vede il febbro casino dall'altra parte, gli andi balutune, no? Ascolta, cioè, gli no, veramente suicidi ufficiali questi chi. Mi me caccio delle bale e basta. Ascolta, ti do 5 minuti, io ti aspetto di là, fai in fretta, devo andare un attimo di là. Ma dunque tant'amo, sta chi con me, dice tu alla strada, ma no, via, mostra, no? Devo andare in bagno. Ma scusami, in bagno, devi andare nella pianta perché il bagno non c'è in paradiso e ci sono altri problemi. Ditelo in bagno. Solo per i dipendenti. E ti aspetto di là. Fai in fretta. Ma no, via, mo, ma no, via, mo. Che si cavolo è finita qui, eh? Oh! Che qualche pianta originale, qualche suicida originale che poi ne spiegano come funziona la roba. Io! Ci sono io! Due! Chi è che parla? Io! Sono io! Ne! Signor Pianta, lui è un suicida originale col pitegrì! O le chi, per caso come queste chi che ti ha mandato chi vi se uno d'un trai? Sì, io sono originale! Ecco, allora avresti una domanda da farci e poi ti sei gattempne, perché magari gatta andà via. Vorrei dire, ma abbiamo te ridichi belle nel bar o vi su menu e poi vieni su? Com'è la storia? Vi risponderò brevemente. Grazie. L'anima crudele del suicida, quando lascia il corpo, cade nella selva, germoglia con un chicco di biada, spunta sotto forma di legulto, poi diventa albero selvatico. Le artie mangiano poi le sue foglie e provocano dolore per l'eternità. Ma io lì come mai le finiti? Cioè, pianta! Io fui suicida per la tremenda delusione nello scoprire che mia moglie mi tradiva. E in effetti è diventata una pianta abbastanza rappresentativa, né? Non ha niente da fare. Chi è che parla? Ho parlato di se eri la sua donna quando sei in vita e lo mai tradid. Ma smettila! Avevo le prove! E poi allora perché ti saresti ammazzata? Ne, signora Pianta, alla chiancanella c'ha fatto il sembianze di una bella balutuna però, perché sì, è come Pinocchio il suo ramo, l'ha visto? Con cui ti sei ammazzato! Sei una bugiarda! Cornuto! Bugiarda! Cornuto! Allora, ti sto aspettando! Vuoi venire di qua? Virginio, arrivi! Ho quasi finito, bravo besto! 2 minuti e arrivi! No, ascolta! Sai che? Porto via punti, lascio un occhi, ti prego! Mamma, anch'io, ti prego! Sì, beh, lascio parlami, lascio tre parlare! Dai, porto via punti! Ma ne, ma se fino a 5 minuti fatemi come un servino neanche, adesso vi devo portare via con me, se no chi so? Va là, balutuna, d'una balutuna! Ah! Adesso mi ricordo! Ah! Certo! Fevo le commedie in sera! Oh, te vi! Sì, fevo le scenette! Sì, ce n'è! La compagnia teatrale! Sì, Mattino, sì! Si chiamava il teatrino! Sì, sì, teatrino se c'ameva! Sì, si dotti su di belle balutune, va! Allora, ti sto aspettando! Rivi, tanchile finito ormai! No, comunque, la mia compagnia si è già messa in parietto, bambana! No, ma ascolta, porta via Puntina! Chi te ne porti a casa tua, te ne metti in un vaso! Mi parli noi! E poi?
d'acqua ogni tanto, te se ricordi? E poi guarda chi dice che a tenere in casa le piante fa bene, portano ossigeno e arredano. Sì, ma amico, nota un po', stai in capito le scinote. Ma al limite per i fossi, prima di andare via, per ti lasciamo una roba che poi fa bene, ecco. Gavare siamo un sacco di cucin da fac in giro. Mi blalassi almeno diventare di belle piante, belle grandi. No! Arrivederci, Virginio! Virginio! Tu sei Virginio! Virginio! Siamo quasi arrivati a rivedere le stelle, forza. Madonna, ma che sei che fa chi, Virginio? Ehi, ma non sei finiti, ma no che fresche fa? Perché il freddo che percepisci è provocato dallo sbattere d'ali della creatura. Che bestia era stavolta? La creatura che una volta ebbe belle sembianze, ma sfidò la stessa luce da cui fu creato e che ora si trova qui, nel luogo più remoto e freddo di tutto l'universo. Ecco, ecco Lucifero. Ed ecco il luogo in cui conviene chetarmi di coraggio. Mamma, ma che schifi che... Mamma, ma guarda te, guarda! È il bava dappertutto! Ma il tre buche addirittura il gas! Ma il bacio alla gente intrega! Gli acciurla sui tutti, ma gli investiti anche! Sì, sì, sì! Dalle tre bocche pendono Cassio Longino, Bruto e Giuda Iscariota. Sono i più grandi traditori di tutta la storia. Che alit che ganca, mamma mia che bestia! E tutti questi chi è? Ma gli è lì tutti gelati! Questi che vedi qua sono coloro che in vita furono dei traditori e che ora si trovano ghiacciati, fermi nel ghiaccio eterno, al cospetto di Satana. Ma come Satana? Scusami di Lucifero prima di... Ma è la stessa roba! Satana, Lucifero, è sempre lui! Ma te ne stessi nomi, non vengo in confusione, un po' del genere! Ma l'ho deciso io. Comunque loro sono qui, al cospetto di Lucifero. Guarda... Guarda questi... E si gira anche! Questi la... Riconosci qualcuno ma di queste sì, anime dannate? E questo è il padrone del teatro! Una volta mi ha lasciato un inverno in treno nei sotterranei di Gad, di e notte a fare una commedia! Ma dai, non un euro, figlio! Guarda come finire! Te chiedo le... Guarda, guarda, guarda questi... Questi predica tutte le domeniche in chiesa al paradiso, guarda come li fa! Guarda! Guarda! È pieno di questa gente. Guarda, guarda questi. Questi faceva il bidello quando eri a scuola. E veniva a mamma e mi mandava dal vicepreside. Ora però volevo portare la tua attenzione, guarda. C'è anche il sindaco della Bolgia. Guarda, è il sindaco. È il sindaco. Chissà come le stai a letto. Sì. Infatti le chiese là. Infatti. Dighe le truffe su. La dice lunga, la sì, dice sì, lunga. Sì, sì, è comunista questo. E l'ha mandata all'inferno. Ora è giunto per te il momento. Ma il fa schifine però. Che cosa? Le, sì, ma ora ti porto a rivedere le stelle. Oh, fie, ma te quante implette? Siete sì. Su ti promette queste stelle? E ora le vedrai! Oh, fie, mi piacciono le stelle! Vuoi vedere le ma stelle? Ma sì, sì, sì! Ma si vedo da vicino, cioè. No, oh. Si vede. Guarda, no, perché le stelle. Cioè. Però te mi spieghi anche il carro maggiore, il carro minore. Il carro maggiore, sì, sì, sì. Le stelle è una roba più e vuoi vedere le stelle? Sì, ma. E allora vieni. Cioè, quante implette che se mi imbaglio? Ti faccio vedere le stelle, vieni, vieni. Tu le vuoi vedere le stelle? Ma figo, guarda, sono fine emozionato, Virginio. Te faccio vedere io le stelle, vieni. Oh, vedo le stelle. Vieni qua, vieni qua. Guarda, 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 guarda. Ma maestro, ma mica le stelle non vedi mica, non ti vedi queste stelle, doc? Un attimo, tempo al tempo. Eccole le stelle. Aia, 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 aia. Ma non sai che ti vuoi farmi rivedere le stelle? Thank you.
Robby, tutto sudato, sei ripreso? Oh no, è l'ambulanza. L'ambulanza mi sa che non viene. Ma come? Ho parlato con uno, si capiva niente. Metti giù le gambe, piano. Oh, ci hai fatto spaventare a morte. Cos'è che hai combinato di là? Virginio! Minosse! Calma! Caronte! Hai picchiato la testa! Calma, hai picchiato la mamma Beatrice! Hai picchiato la testa, sei svenuto! No, ma la Fennò, No, no, la Fennò, no, cambiate idea! Però... La Divina Commedia la Sefanò! Ma te sei ma... Ma fia, ma... Ma no, la Fennò! Ascolta! No, la Fennò! No, Divina Commedia chiuso! Noi la commedia l'abbiamo già fatta! Ma sì, e quindi... Se vi è piaciuta, parlatene! Se non vi è piaciuta, state almeno zitti! Finalmente siamo ritornati. Ci eravamo lasciati nel 2019 quando noi avevamo vinto la Leonessa d'Oro in un concorso nazionale per compagnie amatoriali. Poi ci sono stati questi due anni di pandemia, però quest'estate, grazie a un'idea di Andrea Ragosta, hanno fatto degli sketch brillanti in occasione del 700° anniversario della morte di Dante. E devo dire che hanno avuto molto successo. E allora avete visto voi nella prima parte, nella prima scena, tutto il dibattito che è sorto per poter fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. E finalmente siamo riusciti a rivedere le stelle. Perché rivedere le stelle, innanzitutto, siete voi. Perché noi finalmente siamo riusciti a rivedere le stelle. Poi le stelle sono tutte le speranze e i desideri di ciascuno. La prima speranza è che finisca questa guerra. Poi le altre stelle sono le nostre aspettative, i nostri desideri, le nostre speranze. Il desiderio nostro di continuare a fare teatro, il desiderio di continuare a fare un po' di cultura, di andare un po' in giro, ma soprattutto il riprendere a fare beneficenza, perché voi sapete che
tutti i nostri ricavati vanno in beneficenza, quindi stiamo ritornando a rivedere un po' tutte queste cose. Pertanto noi vi diciamo e vi chiediamo, continuate a seguirci, perché prossimamente noi saremo ai Cappuccini, poi saremo a Lodi, anzi se avete degli amici dite a Lodi di telefonare e di venire, e poi saremo a Sorresina. Però ecco, seguiteci ancora, che forniremo ancora a voi dei prodotti, speriamo buoni, come quelli di questa sera. Ah, una cosa dimenticavo. Ma noi siamo riusciti a fare questo spettacolo grazie all'impegno, alla maestria e a Varone Marco! A cui... Di solito quando prima dirigevo facevo io il regista e lui voleva, no io questa qua la dico lo stesso, lui mi ha detto non dirlo, no invece questa qua la dico lo stesso, stavolta ti ho ripagato la stessa moneta, no? Quindi è stato attore, autore, regista e anche... Grazie. Io volevo dire soltanto una cosa, e questa cosa è un ringraziamento, perché come ha detto Mariangelo, sì, grazie a Mariangelo, grazie a queste belle parole. Però io volevo ringraziare tantissimo chi ha lavorato qua dietro, perché questo è stato veramente un anno difficile, abbiamo lavorato con le mascherine, poi non si poteva, poi chiudi, poi apri, poi lockdown. Che palle! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Ma questo ce l'abbiamo fatta, un grandissimo ringraziamento va a tutti gli scenografi che hanno creato queste scenografie che per noi così belle non le abbiamo mai fatte. Belle scene. Poi questo Giuliano, vieni. Poi volevo ringraziare Franca Pezza e Teresa Dossena che sono dietro e ci aiutano. Si chiama comunque Carla. Franca è sua sorella. Sono uguali, allora me ne confondo. Poi c'è Gigi, il fotografo che ci ha aiutato a fare le foto, ci ha aiutato a montare le scene. Poi Claudio Nicolini di cose. Ma soprattutto questo è stato un lavoro completamente autoctono. Qui è nato il copione, qui è nata la storia, qui è stato scritto tutto, qui è stato fatto, qui sono state fatte le scenografie, qui è stata scritta la musica è di questo posto, di Zorlesco, l'ha scritta Francesco Martini che è lì seduto, un grosso applauso a lui. Alessandro Colonna ha fatto la nostra vignetta di Secugnago e tutto qua nel territorio, quindi volevo ringraziare tanto loro. Sì, la so. E volevo concludere dedicando questo spettacolo a una nostra amica che non c'è più. Volevo salutare e ringraziare a nome di tutti Margherita che è venuto fino all'ultimo a fare le prove con le stampelle. È stato un esempio per noi indispensabile proprio per poter essere qua stasera. E poi l'ultimo ringraziamento, ma non meno importante, va a tutti voi, perché il teatro non è qua, il teatro è qua. Un po' di pubblicità
perché a Lodi c'è ancora molto posto, ecco, tutto lì. Grazie e buona serata!